Tu sei la parte peggiore di Regina. Davvero? O sono la parte che è sincera riguardo a se stessa? Vedi, Regina non ha mai avuto il suo lieto fine perché non ha mai voluto consentire alla sua storia di fare il proprio corso. Io non commetterò quell'errore. Per me stessa o per i nostri nuovi arrivati. Che c'entrano quelle persone? Che cosa vuole loro? Pazienza. Tu aspetta solamente che quelle storie mai raccontate si compiano. Ma ecco un'anticipazione. La storia di Cenerentola non finirà bene. Perché vuoi fare del male ad Ashley? Non voglio. Voglio fare del male a te. Voglio che tu comprenda finalmente quanto sei inutile. L'ho salvata una volta, lo farò ancora. Questo è l'aspetto drammatico di essere la salvatrice. Devi continuare a salvare le persone. Ma una volta che sei fuori dai giochi, tutto crolla in mille pezzi. E un lieto fine diventa polvere. E tutta la tua vita non significa più nulla. Prova come ci si sente. Di nuovo così e fai una brutta fine. Perché non mi togli queste e vediamo la fine che fai tu? Sai che cosa non va in me? Provamelo. Sei stata prigioniera una volta, sai come funziona? Credi sia stata in prigione? Io ero un guardiano. So riconoscere quello sguardo. E non sparisce mai del tutto. E tu sai che con i prigionieri si usa il bastone e la carota. E tu sei qui a mani vuote. La prossima volta porta una bottiglia di sirà e due bicchieri. Non sai come aiutarmi. So della battaglia, quella che hai visto nella tua mente. Come? Scusa, credevo te ne stessi andando. Hai ragione. Sono stata in prigione. La cosa peggiore è la solitudine. È uno schifo. Soprattutto per uno come te a cui piace tanto parlare. Perciò puoi dirmi quello che sai. O uscirò da qui e non tornerò con del vino. Non tornerò proprio. Nessuno lo farà. Puoi restartene seduto qui in silenzio e puoi marcire. E così hai portato il bastone dopo tutto. Sono colpito, salvatrice, eccetto per un piccolo dettaglio. Non preoccuparti, ho portato qualcuno che può risolvere il tuo problema. Se vuoi trovarlo, dovrai seguire l'uccellino vermiglio. L'uccellino vermiglio? La domanda è: sei davvero pronta ad affrontare la tua storia, salvatrice? Non è giusto. Anche ora la salvatrice vince. Sì, ma per quanto ancora? Non dirmi di avere pazienza. In questo momento la tua patetica metà sta cercando un modo per distruggere me. La mia solidarietà. Non voglio la tua solidarietà. No, adesso vuoi il mio aiuto. Ed è arduo compito da eseguire all'interno di questa cella. Vedi? Beh, in questo caso facciamo una passeggiata.